Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Blasphemous. Sì, ho scoperto che si pronuncia Blasphemous in teoria. Io l'ho sempre pronunciato Blasphemous, però è Blasphemous la pronuncia. Allora, andiamo avanti. Nell'ultimo video stavamo facendo appunto il convento di Nostra Signora dal volto sfigurato. 8 ore di gioco abbiamo già, a parte che il gioco ha voglia, è veramente lungo, eh. Allora, dovrei affrontare il boss adesso. Però ci sarebbero delle cosette da fare. Il problema è che al momento non mi posso ancora teletrasportare. Presumo che dopo aver battuto il boss si sblocchi un teletrasportatore. Guardate che scivola. Se lo muovete così, vedete? Che scivola. Allora, a parte gli scherzi, mi devo ricordare cosa devo fare perché questo cos'era? Caricando delle cristallarie attorno a lui dopo che ha attuato un'esecuzione. Ok, questa la devo provare. Un secondo. Stavo sistemando le cuffie. Zaffiro segregato qua. Devo provarla, non l'ho ancora provata. Però si attiva appunto dopo aver eseguito l'esecuzione col triangolo. Allora, sto pensando un attimo, perché poi fatemi vedere gli oggetti che ho, perdonatemi. Ecco, c'è da tornare all'albero a vedere un attimo se avevo ragione sull'aglio di censo qua. Poi, c'è un bel po' di roba da fare. Potrei aumentare la potenza del recupero dell'energia delle boccette biliari. Grane di rosario non ne ho, ok. Dona un po' di protezione dalle fiamme. Ma quasi quasi ragazzi io me lo metto adesso, perché anzi, no, non mi ricordo se fa attacchi di fuoco Nostra Signora del vostro sfigurato o se fa attacchi magici. Vabbè, mettiamo questo, dai, vediamo come va. Qua potete appunto decidere se utilizzare lei o non utilizzarla. Io in questo caso, ragazzi, voglio andare avanti e affrontare il boss da solo. Non sarà facile spiegarvelo, anche perché non me lo ricordo benissimo. Guardate che si vede già sul sottofondo, vedete? La vedete sullo sfondo, la testona. Tra l'altro non è un boss facile come può sembrare. Devo ristudiarmelo, quindi se muoio, perdonatemi. Guardate che bella, dovete colpire lì. Non è facile schivare tutto quello che fa. Vedete? Non è per niente facile. E dovete colpire la testa. Guardate che bello il design del boss, è veramente molto bello. Questi ragazzi potete eventualmente mandarli indietro e volendo colpire anche la sua testa mandandogli lì contro. No, questo è veramente un bel boss, eh. A me piace molto. Il design lo trovo fantastico. Questo qua è pericoloso. Non posso schivare attraverso, vero? Per ora non sta andando male. Allora, è merda. Una bella boss fight, ragazzi. È veramente una bella boss fight. Cazzo, qua è un problema. Scusatemi, non riesco a curarmi. Queste qua possiamo levandogliele contro, vedete? Contro la testa. Fatemi fare un'altra cura. Merda. Ci siamo. Win. È veramente un bel boss a mio avviso. È proprio bello esteticamente. Requiem Aeternam. E appunto quando lanciava le sfere rosse era possibile mandargliele contro. Ma non è facile perché appunto vi bersaglia anche con i laser e così via, no?
E con i proiettili rossi, se la colpite nel punto debole, gli fate un bel po' di danni. Un boss che a me piace davvero molto. Benissimo. E ora finalmente, dopo questo dialogo, si potrà accedere al grande ponte. E lì appunto avverrà la boss fight con Esdras, tra l'altro, uno dei miei boss preferiti del gioco, se non il mio preferito. Ho provato questo qua, l'incanta la preghiera, ma non mi sembra molto forte. Cos'è che era? Tirana del bastione celeste. Devo provarla forse contro più nemici e vedere. Però mi sembra strano che non sia forte, cazzo, consuma un botto di fervore. Non mi è sembrata comunque così forte, In the name of the great ordeal and the sons of ecco. Of the earth, miracles. may the gold in my visage melt and erase the compunction of your soul. Heart of guilt, return now from the dream. Santa piaga della compunzione. Che adesso andremo a leggere. Benissimo. Ah, già, ecco il filmatino. Che bello, sono proprio contento veramente di avere deciso di rifare la serie sul canale, anche perché all'epoca la feci con le live, quindi la qualità era pessima, almeno così si vede molto meglio, direi. Allora, stavo dicendo, devo leggere la Santa Piaga della Compunzione. Segno lasciato dal volto dorato che rivela la purezza della compunzione nell'anima del penitente. Santo Credo, terzo versetto. La porta della madre si aprirà quando le tre piaghe si uniranno. E appunto è quello che abbiamo fatto. E sulla madre si aprirà una crepa. La sua clausura verrà interrotta e il frutto proibito sarà profanato. Ora ragazzi, però, ho lacrime di redenzione a sufficienza per tornare. Qua era, perché ora sono. Ah, lì c'era da fare qualcosa, mi sa. Non mi ricordo che cosa. Per tornare qua, dove c'era l'inginocchiatoio, dovrebbe esserci appunto la tizia che ci vende le robe. Adesso mi sfugge il nome. E questo? Di tale d'oro ricolmo di olio bollente, appunto, che ci serve per la quest, quella qui, per il personaggio che è qua, dove muoiono gli ulivi. Quindi andiamo a leggere. Un di tale d'oro decorato con un'iscrizione che recita: solo l'oro freddo può resistere all'olio redentore. Vabbè, ma l'avevamo già letto. Dite che è cambiata la descrizione ora che l'ho riempito. Vediamo un attimo. Vabbè, leggiamolo perché non mi ricordo se è cambiata la descrizione. Una giovane paesana chiamata Aurea aveva un volto così bello e pio che sin da infante gli scultori l'avevano presa a modello per le loro opere. Il suo volto divenne così riconoscibile che, un po' alla volta, tutti iniziarono a considerarlo l'immagine in carne e ossa della divinità stessa. Incominciarono addirittura a sfoggiarla durante la processione, in luogo della statua reale. Tutto questo fervore sopraffece la ragazza, che non riusciva a sopportare di essere scambiata per la divinità. Decise di sfigurarsi con l'olio bollente per riservare la pia bellezza unicamente a Dio e di indossare l'abito religioso in un convento. Ed è appunto Nostra Signora, dal volto sfigurato, il boss che abbiamo appena affrontato era appunto Aurea, se non ho capito male. La lore non è mai facile capire, per questo io sapete che prediligo, cioè adoro i Metroidvania. Ma prediligo i giochi dove la storia è narrata tramite filmati, eh. Ora parliamo con Engracias. La stessa cosa se riparliamo.
Ok, quindi ragazzi, questa è una scorciatoia, presumo. Qui ce l'avamo già stati, eh. Devo andare su a destra. Oh, benissimo. Dite che c'è... Io mi ricordo che c'era anche una zona segreta, ma non mi ricordo come si accede qui nel convento. La virtù del mea culpa è ascesa, quindi facciamo più danni. E possiamo appunto prendere nuove abilità. 2007, perfeziona la tecnica d'attacco in tuffo concentrando la potenza sul mea culpa durante la caduta, in modo da causare un'esplosione intorno al punto d'impatto, in grado di spingere e danneggiare i nemici nelle vicinanze. Bah, potrei prenderlo, però per ora aspettiamo, ragazzi, preferisco tenere le lacrime di redenzione. Prima andiamo a prendere quello là che costa 5.000 lacrime di redenzione, e adesso però andiamo sotto. Scendi, grazie. Io avevo già controllato se c'erano dei muri illusori, no? Merda! Facciamolo fuori, ragazzi, almeno non ci pensiamo più. E almeno non mi butta giù più la lava. Posso andare tranquillo. Ok. Quindi. Allora, io direi... tocchiamolo, perché qualora dovessi morire almeno ripartiamo da qua. Perché avevo messo il tesoro lì che non mi ricordo? Andiamo a vedere un secondino, forse c'era... anzi, io mi sa che ci devo andare poi, eh. Ma già che sono qua, andiamo a vedere che cos'era, perché non mi ricordo, ragazzi. No, che palle! Io odio sti stronzi. Ma non è vero, ma non è vero! Una volta colpiti smettono di fare quella merdata lì. Quali li odio veramente? Ce ne sono ancora adesso? Proviamo una roba. Vediamo. Ma non mi sembra granché, perché... cioè, è bello che consuma un botto, ragazzi, eh. Consuma un botto di fervore, ma no, ma a sto punto mi rimetto l'altro. Forse va usato appunto quando ci sono tanti nemici ed è più efficace, ma ripeto, non mi sembra fatto un granché. Rimettiamo questo, Verdiales del villaggio dimenticato, che è la prima, ma paradossalmente più forte. Sotto. Dai. Dai. Bravo. Perché sennò mi tiro troppe. Vedete che lo interrompete se lo colpiti? No. Quindi dovete colpirlo prima che spara. Sostanzialmente. In teoria si fa così. Ok. Ancora. Ah, lì non posso ancora. Ok, questa qua si accenderà poi, mi sa. E appunto potenzieremo il grano di cera blu. Che è questo, per intenderci. Vedete? Ma prima che si accenda lì, prima che si accenda quella candela lì, devo andare a... questo, ragazzi. Forse ho capito dove si potenzia. Qua. Qui, in questa zona qui, con fratellanza del lamento silente, se non vado errato. Ora, torniamo indietro sui nostri passi, vi faccio vedere un po' il moveset di questi che non ve l'ho mai fatto vedere. E vi ricordo che sono molto semplici da battere con l'attacco in a fondo, così. Vedete? Picchiano, però attenzione, perché dopo che hanno picchiato, se impattate con il coso prendete danni, eh.
sostanzialmente fanno quello. Posso passargli attraverso, sì. Però ripeto, la cosa migliore contro questi ragazzi è questa. Strano, mi ricordo di solito muoiono con un colpo. Infatti esce subito l'esecuzione, vediamo. No, cavolo, potevo provare quello là, ragazzi, che l'ho tolto, perdonatemi. Vogliamo questo, voglio capire questo, zaffiro segregato. Questa strana energia colma il portatore di assolutezza caricando di elettricità l'aria attorno a lui dopo che ha attuato un'esecuzione. Quindi probabilmente dopo un'esecuzione viene rilasciata questa scarica elettrica che fa danni, se non ho capito male. Provateli sempre tutti i grani del rosario, Bisogna sempre provare tutto nei videogiochi, non si sa mai. Perché magari considerate una cosa diciamo debole, invece in realtà è potentissima. Per questo è bene sempre provare tutto. Quindi fatemi tornare sopra di qua. No, va bene anche di qua, perfetto. Cioè è di qua, a dire il vero. Ok. Quanto siamo di video? 16 minuti, presto. Vedete, solitamente appunto muoiono con un colpo. Vedete? Ah! Figo! Dopo un'esecuzione praticamente rilasciamo quei fulmini, no? Però quei colpi lì, quelle scariche, c'era un altro grano del rosario che di base ce le faceva lanciare, forse. Ma a questo punto però, ragazzi, direi di mettermi quello che mi dà un po' di difesa magica. Quindi togliamo questo. Prima di entrare sul ponte voglio fare un po'... Ah, cazzo, qua rischia. Voglio fare un po' di cosette. Sotto non vedo, ragazzi, non so se... Posso buttarmi giù, sì. Non ero sicuro, scusatemi. Ok. Cavolo, non è che là c'era una parete illusoria. Porca troia, devo controllare, ragazzi. Ma il vento quando soffia, ok. No, devo controllare. Perdonatemi, mi è venuto proprio il dubbio. No. Niente. Sotto. Qua devo stare attento veramente a non cadere. Posso già andare, sì? No! Ho rischiato, Cazzo, non pensavo che mi colpissero con la distanza. No! Tra l'altro qua avevo lasciato appunto qua sotto, ragazzi. No, qui vedete che c'è un tesoro. Lì devo capire come arrivarci. Qua non vedo sotto. Che palle. No, non volevo fare questo. Cioè, vuoi venire qua? No. Questo facciamolo fuori che mi ha già rotto i coglioni. Come faccio ad andare lì? Allora, o c'è... Perdonatemi. O c'è un muro illusorio qua. Perché da qua sotto non riesco a arrampicarmi lì col salto, C'è qualcosa che non quadra. Il problema è che questo qua è uno stronzo. Rischio di morirci male. Ok, dicevo io qua, a meno che... Occhio adesso, no, non ci arrivo lì. Lì evidentemente mi sa che c'è qualcosa da fare nella prossima area qua, magari si sale, probabilmente non ci ho fatto caso, fatemi vedere, mi sa che è di qua. Devo aver toppato qualcosa qua. Ma devo stare attento anche dove soffia il vento. Non vorrei che questo mi serva da trampolo per andarla in alto. Ma fanculo, perdonatemi, ho sbagliato.
No, no, comunque. Che pirla! Sono un pirla, vedete una pirlata. Dopo aver ucciso quelli, appunto, ci sono le piattaforme per arrampicarsi. Io non l'avevo vista. Che coglione sono stato. Qua me lo merito, sono stato proprio un pirla. Vediamo di fargli un colpo caricato a questo, ragazzi. Vediamo quanti danni gli facciamo. Ma ok. Osso parietale di Lesser l'Inquisitore. Allora, andiamo a leggerlo subito. A differenza di altri inquisitori, Lesser mostrava un'inconsueta indulgenza verso gli accusati, tanto da interromperne le esecuzioni. La sua debolezza lo portò alla scomunica prima e all'esilio poi. Ecco qua, adesso devo fare... Ma... Cioè, però il punto è, cosa c'è qua? Qua avevo messo un tesoro che posso anche togliere a sto punto. Cioè, qua che senso ha venire qua? Non è che c'erano... Qualcosa che non mi quadra. Qua manca un pezzo, non mi ricordo perché, sinceramente. Ah, ok. Forse ho capito perché. Devo stare attento qua. Se cadevo là, ragazzi, qua potevo morire. Perché dopo l'impatto, appunto, non riuscivo a spostarmi, mi sa. Lì in alto dobbiamo andare poi, quindi bando alle ciance. E qua non vedo sotto. Non so se sotto muoio. Non mi fido, ragazzi. Preferisco andare a destra. Devo aspettare che il vento soffia appunto a destra. Ah, sono un pirla. No. Allora, quindi qua. Merda. Ok, perfetto. Posso andare? Questi pezzi sono molto delicati, fateli con calma, sono un coglione però. Ah no, è giusto. Allora. Qua sotto, ok. Questo lo posso anche evitare alla fine. Bene, di qua dovrebbe essere la... La tizia. Inginocchiatoio molto importante, ripeto, perché qualora doveste morire, almeno ripartite da qua. Benissimo, e posso comprarli sia uno che l'altro, eh. Ancora due oggetti qua. E questo appunto, una volta equipaggiato, ci permette di visualizzare la vita dei nemici, che non è che sia essenziale come cosa, è una cosa in più, ecco. E adesso compro anche l'altro. Ragazzi, datemi un secondo che prendo da bere, perdonatemi. Scusate. Tra l'altro non c'ho un cazzo da bere, vabbè, ho finito l'acqua. Comunque, stavo dicendo, adesso prendiamo anche l'altro. This is a precious treasure to me. Its value goes far beyond what I ask for it. Allora, brace cristallizzata grazie a un rituale arcano conserva parte del calore di un falò acceso in un'altra landa. Tempra il cuore aumentando la difesa del portatore. Bene. Quindi, vedete, io ora questo qua che rafforza leggermente la difesa del penitente. Questo aumenta la difesa del portatore.
Quindi è un po' più forte di quello in teoria. Però scusate un attimo. Rafforza leggermente la difesa del penitente. Tempra il cuore aumentando la difesa del portatore. Quindi è cumulabile. Cioè io ad esempio se voglio difesa fisica potrei togliere questo qua. E praticamente ho questo più questo e quindi ho una grande difesa fisica. O eventualmente in teoria potrei togliere questo ed equipaggiare questo che ci dà più difesa. Leggiamo anche il racconto. E così cantarono la marcia, mentre alcuni parrocchiani avanzavano in processione verso il Camposanto. Lungo il cammino ripetevano la preghiera all'infinito, trasformando le voci in un mormorio ipnotico. Sussurrato e privo di alcun ritmo, arrivati al cimitero, calò un silenzio plumbeo. Mentre il terriccio cadeva sulla tomba a ogni palata dei becchini, una fanciulla incappucciata, ritenuta la figlia del defunto, lanciò della brace ardente che tracciò una scia luminosa cadendo nella buca. La terra riempiva la buca, ma, con grande stupore di tutti, la brace rimase ben visibile, splendendo sotto la terra gelata. Allora, vediamo cosa dice. Tra l'altro, lei mi devo ricordare che ho ancora da prendere un oggetto, perché lei è in più punti del gioco, ragazzi, eh. Lei dovrebbe essere anche, adesso vi faccio vedere dove, qua. Vedete che avevo messo il tesoro. Dovrebbe essere qui ai sogni di misericordia. Tra l'altro c'è un comodissimo teletrasportatore, quindi appena trovo un teletrasportatore eventualmente veniamo qua e andiamo a prendere l'oggetto che manca lì. Già quasi mezz'ora di video, ragazzi. Qua devo toglierlo questo qua verde, ragazzi, perché mi sa che l'ho preso il pirlottino che c'era lì, vediamo. Sì, l'avevo preso. Quindi togliamolo. Adesso prendiamo l'ascensore. Però un secondo. Ho un dubbio. Qua eravamo andati, sì. C'era una delle spade, ok, per aumentare la nostra vita, ma... Ah, questo ci porta su. Ma l'avevo usato? Sì, l'avevo usato, ok. Quindi adesso andiamo giù, torniamo ad albero. Ok, vorrei anche provare una cosa per il DLC che io non li ho fatti, eh. Perché dicevano che per accedere al DLC bisogna andarci prima di affrontare Esdras, almeno così ho capito io. Quindi adesso eventualmente torno qua e vedo se si può aprire finalmente questa porta qua. Ma prima qua voglio andare, ragazzi. Voglio vedere se mi ricordo bene una cosa. Bring me anything that can be. Bring me No, niente. Comunque, cavolo, mi serve assolutamente la reliquia, quella che appunto attiva le radici. Cazzo. È che non mi ricordo dove minchia si prende. Mi ricordo che forse bisogna dare qualcosa a lui, ma non mi ricordo che cosa. Allora, una roba per volta, ragazzi. O forse bisogna batterlo, Esdras. Allora, per accorciare, ragazzi, io direi di andare qua. Prendiamo il teletrasportatore adesso, che è di qua. Ok, prima cosa, voglio andare a... La doglianza scende.
No, ma non la dolenza scende, io voglio andare. Sogno di misericordia, perdonatemi. Che sono qua. Appunto per prendere l'oggettino che manca dalla. Oh cazzo, mi ero dimenticato di stipirla. Ok, easy. Quella. Come cazzo? Si arriva da qua poi. Buongiorno. Arrivederci. Allora. Spero che la serie vi stia piacendo. No, dall'alto devo andare, cazzo. Come al solito cerco di impegnarmi sempre al massimo per fare delle serie gradevoli. Allora, di qua. Ok. Qua c'era il boss, vi ricordate? Tempiedad. Tra l'altro ci avevo perso la prima volta. Ma ce l'ho quello che mi fa schivare più volte, sì. Vediamo se ce l'ho equipaggiato. Questo. Ma no, porca troia, questo. Ok, sì. Che riduce il tempo della schivata, no? Ma non era qua? Cazzo, io ricordavo fosse qua. O forse era qua giù, porca troia. No, non è qua, porca la puttana. Perdonatemi. No. Non mi ricordo dove minchia è adesso, ragazzi. Perdonatemi, facciamo un po' di giri e vediamo. Allora è qua sotto, mi sa. Eppure io ricordavo fosse di qua, ricordo sicuramente male. Boh, proviamo di qua. Ma no, ma di qua. Di qua no, c'era un forziere che ho già aperto, non c'entra un cazzo. Eppure, vabbè. Proviamo ad andare in alto, ma. Pensavo ci fosse una parete illusoria. Porca puttana. Allora è qua. Eh no. Non c'entra un cazzo. O non era nella doglianza nei sogni di misericordia, ma io ricordavo fosse qua. Vediamo un attimino, andiamo un secondino avanti. Ok, arrivederci. Dai. Bravo. Questi facciamoli fuori così, va. Adesso, facciamo questo. Merda. Ok, qua potrebbe essere un problemino. Ok. Fuori dalle palle. Devo fare l'esecuzione, cazzo. Fare anche così effettivamente. Ma era qua allora. Era qua. Vedete, dovete ricordarvi poi di venire a prendere gli oggetti. Tra l'altro, non so se riesco a. Vediamo quanto costano. 1000. L'altro? 1500, prendiamole tutti e due. Questo offre un po' di protezione dalle tossine. Sono due grani del rosario questi, vedete?
leggiamo un racconto. Cazzo, i racconti sono lunghi, eh. L'area grigia della cenere ci sterzò. Respiravamo a malapena, restavamo chiusi in parrocchia, sistemando panni umidi su porte e finestre. Stavamo soffocando, finché una notte bussarono alla porta e una donna, senza dire nulla, lasciò sul pavimento un panno con del muschio perlaceo. La guardai con sorpresa, perché pareva si fosse sfregata le narici con quel muschio. Poi la donna si voltò per andarsene. Grazie al cielo, potei raccontare ai miei fratelli quanto era accaduto e così decidemmo di cospargerci, anche noi, di quella sostanza. Poco dopo riprendemmo a respirare normalmente, aspettando senza timore che il cielo cinereo e plumbeo riprendesse il suo solito colore blu. Questo eventualmente può tornare utile con i nemici che avvelenano. Prendiamo anche questo. Genera fervore quando gli oggetti nelle vicinanze vengono distrutti, vabbè. E leggiamo la descrizione. Perla vuota. Ecco, prima, molto importante, ora che ho preso tutto qua, ragazzi, cosa dovete fare? Dovete togliere il tesoro, perché magari voi vi dimenticate che avete preso queste cose. C'è il simbolo del tesoro qua e tornate, ma avete già fatto quello che dovevate fare. Quindi è importante sia metterli, ma ricordarsi bene poi di toglierli, quando abbiamo fatto quello che c'era da fare. Allora, leggiamo la descrizione. «Si è impossessato di lui, fratello. Il miracolo alberga fra queste mura», disse il frate spaventato. «Prendi quel pezzo di legno e aiutami a bloccare la sua cella», rispose l'altro frate più giovane. E, mentre si allontanavano lentamente, ascoltando le urla e i pugni sulla pesante porta di legno, un piccolo oggetto sferico rotolò là sotto. Quindi ora, devo tornare ragazzi al teletrasportatore, faccio prima. Passiamo da qua, tanto qua ho già ucciso tutti i nemici. Ah, cazzo, è vero. Qua ci sono le lame, devo stare attento, infatti. Qua abbassatevi eventualmente per evitare la sfera lì. Qua abbassandomi non so se riesco a schivarla, forse sì, ma... Fatto, andiamo. Ve l'ho detto, questa sarà una serie molto lunga, perché c'è tanto da fare. Sapevo che sbagliavo la tempistica. Ma fatemi... Ho un dubbio, ragazzi, fatemi con... No! Chi cazzo t'ha detto di fare... Ho un dubbio che di là ci sia... No, magari avevamo messo una parete illusoria lì, non si sa mai. Quindi... Sotto... No, di qua... Torniamo un attimo ad Albero. No, perdonatemi, ho detto una cazzata. Ah, Confraternita del Lamento Silente. Per vedere il discorso lì se posso attivare già il DLC. Bene. E già che siamo qua, vediamo se posso utilizzare questo. Vedete, posso sì utilizzarlo così da potenziare appunto il grano piccolo di cera blu, che diventerà grano medio di cera blu. Benissimo. Ora. Di qua. No, no, fatemi toccare un inginocchiatoio prima che qualcosa va storto e muoio. Ok. Però penso che bisogna venire a sto punto dopo aver sconfitto Esdras. Vabbè, potevo... Devo sedermi lì, sono stato un pirla. Sono un coglione. Occhio a sti salti, eh. È un attimo sbagliarli. No, la porta è ancora chiusa. Io penso che a questo punto, dopo aver sconfitto Esdras, si possa accedere.
Torniamoci poi. Quindi ragazzi, a sto punto vado sul ponte e andiamo a fare la boss fight con Esdras. Ho tempo. 40 minuti. Vediamo un attimo, devo muovermi però. Devo veramente fare veloce veloce, anche perché dovrei andare al teletrasportatore e teletrasportarmi qua. E andare tutto di là. Quello è il teletrasporto più vicino. Ah già, devo togliere questo, ragazzi. Vedete che mi ero dimenticato. Non so se faccio in tempo, ragazzi. Forse mi conviene fermarmi. Vediamo un attimo, dai. Tanto eventualmente là c'è l'inginocchiatoio, sì appunto, qua c'è l'inginocchiatoio, quindi qualora ci dovessero essere dei problemi lo facciamo la prossima volta, Esdras. Anche perché non so se mi esce al primo try, ve lo dico. Quindi, albero e andiamo a manette. Non posso prendere nulla perché non ho abbastanza lacrime di redenzione, qua mi sa. 2007 però, quello. Andiamo. Sì, potrei anche non ucciderli che perdo tempo per niente. Cioè, uccido solo quelli che mi sono in mezzo alle palle. Questo lo evito. Questo volendo potevo saltarlo, vabbè. Dite che ho rischiato tantissimo. Giù. Giù ancora. E di qua. Giusto per... Ok, sempre dritto. Ah, eccolo dove si ritrovava. Mignolo di calcare. Adesso andiamo a leggere che cos'è. Dito della statua del primo pellegrino scalzo, il mignolo vestigiale ha spinto via le pietre dal suo cammino. O aumenta la distanza delle schivate, il che non è male, quindi abbiamo più frame di invincibilità, credo. Il maestro ci riunì tutti insieme, come ogni mattina, per dirci. Un vero pellegrino genuflesso non deve mai distogliere lo sguardo dalla terra sulla quale cammina. Questa è la nostra regola. Allora, occhio qua. E ora lui può proseguire in teoria. Lui può, si può sia salvare che può anche morire nella sua quest. Ah, eccoci. 44 minuti, ragazzi. Ma... Io mi fermerei qua per oggi. Preferisco iniziare il prossimo video appunto con la boss fight con Esdras, che tanto avverrà qua. Poi fatto questo si potrebbe proseguire. Ma io vorrei appunto tornare
Poi qui per vedere se finalmente si può iniziare il DLC. E sarebbe una blind run il DLC perché non l'ho mai fatto. Qua perché ho messo questo? Devo andare a vedere poi. Qua non mi ricordo perché ho messo il tesoro. Sì, forse sì. Però devo ricordarmi dove diamine prendo l'oggetto per sbloccare appunto la reliquia qui che ci permette di appunto di andare dove ci sono le cortecce, no? Lo vediamo nel prossimo video, dai ragazzi, con calma, vediamo tutto nel prossimo video, farò la boss fight appunto con Esdras. Qua salvato. Preferisco appunto fermarmi, eh. Bene ragazzi, io spero che questo video di Blasphemous vi sia piaciuto e vi possa essere utile. Alla prossima. Bella lì.